attuale direttore sportivo della B2 dei Copra. Nicola questa Gobbi. Nella puntata abbiamo fatto un grande salto di qualità. La scorsa settimana avevamo Maurizio Cacciatore, questa volta Luca Tencati. Vabbè, già lì. Poi abbiamo avuto te come centrale, diciamo proprio stasera. Allora, grazie a Nicola Gobbi, lui non buonasera è un ex, né centrale né ex centrale. Niente. Grazie a Claudio Vitelli. Grazie a voi, arrivederci. Grazie ovviamente anche ad Alessandra Lucchini. Noi ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 21 su Teleeducato. Adesso vi lascio con la controcopertina dedicata a Novica Bjelica. Prova ad avvicinarsi a Cuneo, due le lunghezze di vantaggio della formazione. La lunga serie positiva bianco-rossa. Casa non è come in campo. Non lo so, è bravo Maretto, anche papà è per me è più bello e più bravo del mondo. In campo è un po', non lo so, urla e qualche volta è anche nervoso, aggressivo, parla con arbitri, con tutti, ma questo è solo quando gioca e quando non è qualcosa bene, ma in casa è... Bravo, A lei a mettere in difficoltà la ricezione di Cuneo. Grande finta in campo e lo dimostra ogni domenica, padre affettuoso a casa, premuroso sotto ogni punto di vista. Novica Bjelica, classe 1983, originario di Pula in Croazia, dalla stagione 2007-2008 veste la maglia del Copra Nord Meccanica. A Piacenza si è ambientato alla perfezione come il resto della famiglia, come conferma la moglie. Piacenza è una piccola bella città, qualcuno mi ha detto che piacentini sono molto freddi, io non ho sentito questo perché non lo so, sono tutti abbastanza bene, sono anche i nostri vicini qui a Palazzo sono molto gentili, anche tutti, non lo so, a Palabanca, tutte parti dove andiamo noi a scuola dove va piccolo, perché lui adesso va a scuola materna, l'anno scorso è andato a nido di Copra e non lo so, è tutto a posto. Si sono conosciuti 6 anni fa, lui giocatore di pallavolo, lei di pallacanestro, e non poteva non scoccare la scintilla. Siamo conosciuti 6 anni fa, lui è venuto a mio paese a Podgorica a giocare. Io giocavo a pallacanestro, io sono ex giocatrice di pallacanestro e siamo conosciuti a Palazzo e dopo 1 anno e 3 mesi siamo sposati, 3-4 mesi. Avete già un figlio e un altro in arrivo tra poco, manca poco. Abbiamo figlio, si chiama Michailo, lui ha 3 anni, arriva adesso un altro, è ancora figlio e papà è contentissimo, nome è Petar. Che papà è Novica? Novica è bravo papà, Michailo è innamorato di lui, vuole di andare a Palabanca a guardare partita e tutte queste cose. Bjelica ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati europei 2005 di Roma con la maglia della sua nazionale e il bronzo alla Coppa del Mondo 2003. Centrale che fa dell'equilibrio dei fondamentali a livello di assoluta eccellenza il suo pezzo pregiato. Qualità fisiche e tecniche gli permettono di farsi notare tanto a muro quanto in attacco, con un particolare riguardo alla battuta in salto. 2 importanti risultati li ha già ottenuti con la maglia della nazionale. Ora è arrivato il momento di tagliare un traguardo prestigioso con il Copra Nord Meccanica. È un po'... hanno persi a Champions e anche Scudetto contro Trento e... non lo so, quest'anno io voglio prendere tutto, solo non lo sappiamo, vediamo. Forse Scudetto. Primo Scudetto e qualche anno dopo qualcosa di più.